com'è stato? Mi piace creare questo contrasto. È bello comunque che un pezzo dalle vibes estive abbia comunque un testo un pochino più malinconico, un pochino più preso male, perché tanto poi è nascosto dal sound che è preso benissimo. Quindi mi piaceva creare questo contrasto. Tutto il mondo comunque di Bruno Mars mi ha ispirato. È uno dei miei artisti preferiti, forse nella top 3 al secondo posto. Quindi forse lo amo più di me stesso. Quindi sicuramente vuoi non vuoi mi ha influenzato. E questa influenza la sto portando tanto nei miei nuovi pezzi. Principalmente confusione, no? Come è un po' come è giusto che sia. A parte il fatto che il pezzo non è scritto su di me, ma su un mio amico, sulla storia di un mio amico. Che venne in studio, mi raccontò la sua storia. Noi stiamo già andando alla play, proprio in un totale relax. Avevo chiuso una canzone poco tempo prima e ci stavamo rilassando, farci due risate. Ci è venuto a trovare questo nostro carissimo amico che fa parte del mio gruppo e mi ci ha raccontato questa storia di lui con questa ragazza. Talmente che mi ha appassionato, mi ha fatto ridere. Alcune cose mi hanno fatto ridere, altre mi hanno fatto riflettere. Che ho scritto la canzone 2 ore e mezza dopo c'era Russo Lampone. È pericoloso raccontarti le cose. È la prima volta che capita. No, oddio, forse quasi più o meno la seconda volta che capita. E lui cosa ha detto? No, vabbè, lui c'è rimasto, non ci poteva pensare. No, non ci poteva proprio pensare. È stato bello, però è stato divertente. Alla mia età, secondo me, rimpianti pochi. Cioè, come fai ad avere rimpianti a 20 anni? Cioè. Oddio, li potresti avere nel caso avessi fatto un qualcosa di veramente sbagliato. Però nel caso mio, anche le cose che ho sbagliato, anche le brutte azioni che magari ho fatto non volendo, comunque mi hanno fatto diventare la persona che sono oggi. E io sono tanto fiero della persona che sono. Quindi non rimpiango nulla, non eliminerei niente di quello che ho fatto. Però sicuramente fanno parte anche della mia generazione. Poi dicevi un po' anche la confusione, un po' di incertezza e quelle cose Quello che in realtà appartengono un po' a sì. tutte le età, Sì. Quando hai la 20, 21, 19, inizi a pensare, mo non sono più il bambino, mo dovrei trovare qualcosa da fare. Nel mio caso, vabbè, la musica, ma qualcun altro università, qualcun altro inizia già a cercare lavoro, qualcun altro già prende casa. E comunque inizi ad avere delle responsabilità importanti, che comunque non è cosa da poco. E quindi l'incertezza di ciò che sarà la nostra vita un pochino fa paura a tutti i ragazzi. Però la vita va vissuta, secondo me. E poi quello che ci dà, quello ci prendiamo. È stato molto bello. Il problema è che ho fatto una marea di compiti, ne ho fatti tantissimi, però pochissimi ne ho fatti vedere alla professoressa. Ho fatto vedere quasi i peggiori. I migliori li ho ottenuti per me, non so perché. Sarei uscito con una buona media. Sarei uscito con un bell'otto, 8,5. Ma se invece dovessi valutare solamente ciò che ho fatto vedere alla prof, mi darei un 5,5. 5, 5,5. E partivamo da un 2 che poi ha alzato, cioè Rosso Lampone ha alzato la media che l'ha portata a 5,5. Però se valuto tutto quello che ho in cantiere è 8,5, 9, tranquillamente. Ho roba veramente forte, cioè cose che non fa nessuno perché non possono farle. Devono uscire al momento giusto, cioè devono essere quelle canzoni al posto giusto nel momento giusto, come quello che fa male. Non le posso buttare, non posso permettermi, scusa, di buttare canzoni, perché canzoni come quelle che ho in cantiere non escono tutti i giorni, quindi devono uscire nel momento giusto. È importante che io mi prendo del tempo per pensare, è importante che mi prendo del tempo per vivere proprio la vita, perché come fa un autore a non vivere? Cioè, scrivere e non vivere per me è infattibile. Io ho bisogno di vedere quello che un mio amico fa, quello che io faccio, quello che la mia fidanzata fa,
quello che mia mamma, che mio padre, i miei fratelli fanno, quello che succede nel mondo, io ho bisogno di vederlo. Perché per me quella, io sono la macchina può andare da sola fino a un certo punto. Però qua benzina ci serve. Capito? Assolutamente sì, mi interessa Petit, è interessante. E Holden. Sono i miei preferiti cantanti. Non metto voce sui ballerini perché non ne capisco no, niente. Cioè, un pochino ne capisco, ma non posso proprio dare un giudizio. Non fa parte di me. Però sicuramente per quanto mi riguarda i più interessanti sono Holden e Petit. Stavo in studio, avevo già chiuso un pezzo mio così. Cioè, stavo per fatti miei qua a perdere tempo, capito? Stavo provando a chiudere qualcosa di mio. Non mi ricordo se avevo proprio chiuso qualcosa di mio, però non nulla di rilevante comunque. Ho detto, vabbè, sai che c'è di nuovo, mi metto a perdere un po' di tempo, mi diverto, dicevo un pezzo di papà. E ho scelto primo appuntamento, oltre che mi piace, perché è l'unico pezzo di papà che ha la strumentale ufficiale su YouTube. Quindi non dovevo perdere tempo, vabbè, riproduci, fai, dici, ce l'avevo lì. Era proprio una perdita di tempo, sai? Quindi vado su YouTube, cerco primo appuntamento strumentale. La scarico, la prendo, prendo primo appuntamento di papà, faccio un po' di tagli con le voci, eccetera, eccetera, e poi ci scrivo la strofa, gliela mando e papà esce pazzo per la strofa. Cioè gli piace così tanto e gli dice ok, la dobbiamo mettere nel disco. E io vabbè, mettiamo. Andata. Andata. Sei uno dei fra, Sì, sono uno praticamente. dei fra. Assolutamente sì, mi ispira tantissimo il cinema, tant'è che un po' di tempo fa ho fatto uscire su Instagram un freestyle sul pianoforte del fabbricante di lacrime. Mi ha ispirato quel pianoforte, ho visto il film, la cosa che mi ha colpito di più del film è quel pianoforte, quella melodia, è incredibile secondo me, e ci ho fatto un freestyle sopra. Tornando alla serie. Devo essere sincero, li ho fatti apposta per la serie. Allora, innanzitutto ho dovuto vedere tutta la serie due volte. Ho avuto bisogno di due volte per centrare bene tutti i punti e non perdermi niente. Quindi Castello di Sabbia principalmente è fatta proprio ad hoc per la serie. Mentre Promesse è stato più che per la serie, era una dedica ai ragazzi che hanno i sogni ma non li possono realizzare, che non hanno proprio le possibilità per realizzarli. Quindi era più una dedica a loro, ai ragazzi di Aria e di Netflix, è piaciuta tantissimo l'idea e quindi l'hanno messa. A distanza di oltre un anno, la Polaroid del tuo Sanremo qual è? Un sorriso grosso così. Mi ricordo. Cioè, se devo ricordare una cosa di Sanremo, non mi ricordo oramai nemmeno più il palco. Mi ricordo solo un momento felice della mia vita, un sorriso. Questo è bello, una volta lo ricorda l'ansia, No, l'energia, no, no, eccetera. no, no. C'erano tantissime date, poi aggiornerò tutti quanti sui social. Sarò tanto in studio, i vari festival. Ci vediamo tanto in giro comunque. Grazie. Grazie mille a voi, un salutone. Woo!